Allora, partiamo dalla torre. Ecco il secondo video e partiamo dalla torre. Cosa troviamo in torre? Innanzitutto, facciamo vedere i mercanti. Allora, se apriamo la mappettina, andiamo a vedere che ci sono vari mercanti che ci possono servire per le attività più o meno. Abbiamo il servizio d'avanguardia, quindi abbiamo Zavala. E qui, vedete, ci sono. Dobbiamo completare 8 taglie per fare un armamento di punta. E abbiamo l'avanguardia. Qua abbiamo Dax, che è il crogiolo. Abbiamo, vabbè, il raminchio, ovvero come si chiama realmente il raminchio, che serve per l'azzardo. Abbiamo, vabbè, questa per il clan. Abbiamo i Corarei, guardiani stregoni, dove si possono andare a prendere le nature per chi è appena iniziato. Ovviamente si paga lumen, però servono tutte le nature, ragazzi, ricordatevi, per ogni super servono le sue nature. Abbiamo il maestro Raul, ok. Abbiamo Saint 14, che è il nostro titano di fiducia. E che altro? A posto, andiamo a vederle tutte. Abbiamo Ada 1, che serve per la sintostoffa, ragazzi, il telaio, quant'altro. E vi faccio vedere adesso cosa trovate dai singoli mercanti. Ovviamente adesso vi faccio vedere nella mappetta l'avanguardia, quindi Zavala, Zavvi. Abbiamo l'azzardo del raminghio, o raminchio, come lo chiamo io. Abbiamo il crogiolo di Shax. Qua troverete anche un'iconcina apposta delle prove di Osiride e lo stendardo di ferro quando ci sono. Vabbè, e qua, vabbè, questo qua c'entra comunque, queste qua sono leggende, sono i raid che mettono in corso. Però questa è un'altra cosa che vedremo poi. Questo andiamo a vedere. Per poter far crescere il passettino ci servono comunque punti esperienza. Le punti esperienza le possiamo prendere anche con le nostre taglie, oltre a fare altre cose, ma servono anche le taglie. Le taglie vi danno anche della polvere luminosa ogni tanto e i punti esperienza. Quindi se noi andiamo qui, tra l'altro questa cosa poi si potrà fare tramite applicazione, ok? Abbiamo anche le ricompense di grado, ok? Prode 1, ricompensa 7, tutte le ricompense di grado che si sbloccheranno man mano. E abbiamo le taglie. Le taglie, come vi ho detto, servono per questo. Le prendete e dovete ovviamente, tipo qua, questa è vuoto, sconfiggi i combattenti con danni da vuoto nel place dell'avanguardia. Quindi qua le prendete solo per andare in avanguardia, ok? Prettamente PvE la cosa, però servono tutte queste cosine qua. Poi volendo saranno altre cose. Quindi andate qua da ogni singolo prima di startare, però la cosa poi dimezzerà perché se la facciamo dall'applicazione è molto più veloce. Mentre siete in orbita prendete le vostre taglie. Abbiamo Shax, stessa cosa, stessa logica, ok? Taglia di Shax e questo è PvP, ragazzi. Shax è PvP, il crogiolo PvP. Conterrete con altri guardiani, ogni tanto vi verrà anche il nervoso, ma è PvP. Ora, maestro Raul. Hai qualche transazione da fare? Qua ci saranno, quando avrete degli engrammi, verrete qua ad aprirli, chiamo così, a decodificarli. Detto questo, qua adesso ci sono anche cose nuove che sono quelle esotiche. Quando vedranno un engramma esotico, andate qua, decidete se ridare la fortuna oppure riprendere magari qualche pezzo che avete già trovato, eh? Non è che ve li sbloccano così, con delle statistiche migliori. Ok. Esotiche di solito si trovano facendo modalità leggenda, i settori perduti. Se proprio vi manca qualcosa, vanno a turno giornalmente. Un settore per tutto vi sblocca le braccia. Il giorno dopo, magari l'elmo. Insomma, dipende. Qua, scusate mentre parlavo. Qua, terminale delle consegne. Queste qua di solito sono le ricompense dei pregremin. Le scorte segrete di Raw quando avete delle robe. Questo è quanto. E magari il pre-order l'avete trovato qui. Se avete già fatto il pre-order del nuovo DLC che esce a febbraio, andiamo giù. Allegramente. Salve, salve, salve. Andiamo qui e troviamo la nostra Cora Ray. Salve. Salve, salve. E come avevo detto, qua aumentare la propria luce. Adesso io la strega, quindi ho tutto. Però vabbè, diventa una corrente di luce. Muoviti, vabbè, queste qua sono le loro spiegazioni. Bloccare le super.
sbloccare le granate, perché poi le troverete, vi serviranno per le build. Nature e frammenti, ok? E fate così con tutte. Super, quindi abbiamo quella vuoto, abbiamo quella solare e arco da lei, eh. Le altre si trovano, troveremo dall'altra parte, sbloccandole con campagne. Qua abbiamo la signora... l'uccello. Ok, abbiamo questa che qua comunque quando sarete parte di un clan dovete prendere taglia per giocare insieme ai vostri compagni di clan, ok? In cui sono venuti i desideri, ho trovato i standardini che servono sempre per quando dovete fare raid o quant'altro, campagne, servono sempre i standardini, campagne però c'erano gratuite, le altre. E prenderli e torniamo giù, andiamo. Scendendo da queste scalettine, ovviamente poi c'è anche il viaggio rapido, l'avete visto. Però adesso sto per vedere un po' così. Corri, andiamo, scendiamo giù in basso. Prima di tutto, doveroso, scherzo, salutare il cagnolino. Comunque fatelo una volta perché vi sblocca. Andiamo da Ada. Ada cosa vi dà? Parte ogni tanto che potete prendere magari le cose che ci sono qua sotto, male, o armature che non avete preso per sbloccare comunque l'aspetto, per poi almeno averlo sempre lì, no? A meno che le statistiche non sono belle, ma se guardo adesso le statistiche qui viene un po' da piangere. Ok, prendete queste qua, sono le taglie per la sintostoffa, ovvero andate a fare avanguardia, prendete quello dell'avanguardia, vi daranno ovviamente se scritto un obiettivo casuale, poi lo fate, arrivate qua, bloccate la sintostoffa. Dovete fare così per ogni cosa, quindi avanguardia, azzardo, incursione, crogiolo, tutto. Ok, poi dopo, una volta sbloccati, vi daranno 100 di sintostoffa, arrivate qua, di sintospago, scusate, arrivate qua e lo depositate. Dopodiché, queste sono le cose più... gioca la moda Destiny. Arrivate, potete farlo sia in singolo pezzo, ok, singolo pezzo, tipo, oh, voglio questo, vado, aspetto, ok, potete poi, ah no, però non possiamo sbloccarlo, questi qua sono quelli che ho sbloccato io, ok, i decori universali che ho sbloccato io. Ok, volendo, andate sotto, e così, cosa vogliamo fare? Andiamo su Torash, che roba, quindi tutti quelli con l'occhetto sono quelli che potete sbloccare appunto col rotolo di sintostoffa, ok? E tipo, magari guardo questo, dico che bello e lo sblocco. Questo qua è quello che serve più, gioco la moda Destiny. E andiamo. Abbiamo fatto, visto anche questo. Da questa parte, sempre andando di qui, abbiamo anche il raminchio nostro, amico carissimo. Simpaticone d'azzardo. E da qua stessa cosa, taglie. E compensi di grado. E poi le varie decodifiche nel caso volete un pezzo d'arma, intanto controllate perché magari ci sono le armi che vale la pena. E anche l'equipaggiamento storico, stessa cosa da tutti i mercanti, ragazzi, eh? Ok. Detto questo, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto tutti loro. Vi porto a vedere anche il nostro amico Saint. Vedete, potevate fare tra l'altro il viaggio rapido verso qui. Adesso infatti ve lo faccio verso il cortile. E ci siamo, andiamo anche da lui, così almeno vedete dove trovate Saint. E corri. E zitto. E ci siamo, arriviamo dal signor Saint. Al nostro titano leggendario. Prove di Osiride sono tornate. Sono io l'organizzatore. Proviamo le prove di Osiride. Partecipa. Lui parla, 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 stessa cosa. Notate? Stessa cosa, ricompense di grado. Stessa cosa, se vale la stessa cosa. Solo che qua non ci sono le taglie. Stessa cosa, vi serve, ok? Adesso vi farò vedere anche dove l'amministratrice e il negozio. L'amministratrice perché quando magari avete gli slot pieni dell'inventario,
Le vostre armi arriveranno direttamente dalla ministratrice, che ha 21 pezzi, ragazzi, potete avere 21 pezzi. Ricordate di svuotarla spesso, perché può capitare che magari un pezzo che non vedete in giro, un engramma o comunque un'armatura, un'arma che non riuscite a prendere in game, magari vale, la perdete perché avete la ministratrice piena. Ricordatevi sempre di svuotare. Questa è la mia ministratrice, non riesco mai a svuotarla. Ok, gli oggetti smarriti durante il vostro game verranno portati qua. Poi arrivate, controllate. Con il DIM potete anche controllare le statistiche dell'arma, ragazzi. E di questo faremo un'altra. Vi interessa, faremo un altro video. Chiedermelo. E qua c'è l'amministratore. Vabbè, qua abbiamo amministratrice. Qua abbiamo il nostro negozio. Tra l'altro, con la polvere luminosa, ogni martedì, ragazzi, ci sarà il reset. Con la polvere luminosa potrete prendere qualcosina di questo, che c'è sempre carino. Come mi hanno consigliato, consiglio anche voi, di prendere sempre tutti gli shader, perché comunque è bello averli tutti appena avete un pochino più di polvere, eh. È che andate a spendere sulla polvere, perché ci sono tante cosine che possono essere carine gli oggetti. Detto questo, vi faccio vedere anche il nostro deposito. Qua sarà un lavoro riuscire a pulirlo, tenerlo sempre libero. Non guardate il mio perché è un caos infinito, tutte armi col pollicione, ma vedete, questo qua è il vostro deposito. Il vostro deposito potete mettere le vostre cose, in modo da poca roba. Questi qui, perché non so ancora quale scegliere, guardate quante ne ho. Questo sarà il vostro deposito, ragazzi, dove potrete mettere le vostre armi, le vostre cose che volete tenere, per non essere troppo full come sono io qua. Detto questo, penso che abbia fatto vedere tutta la torre, eh? Quindi ricordo sempre, se avete bisogno di ulteriori cose, avete bisogno di un clan, basta venire da noi, i figli di Sparta, e saremo pronti ad aiutarvi nel limite del possibile. Detto questo, mentre come al solito pondero, alla fine, andiamo al prossimo video.